Cari amici de Macete, oggi puntata speciale. Ne avevo chiesto in tanti uno speciale sulla signora Nella Ulcigray. Se tanto tempo che non la si faceva vedere, quindi dopo 2 settimane ne sembrava il caso di fare tutta una puntata incentrata sulla sua vita, sulla storia della sua vita e sugli avvenimenti che ultimamente ha scosso la sua esistenza. Per voi oggi lo speciale Nella Ulcigray si racconta, risponderà a tutte le vostre domande e vi svelerà dei segreti molto importanti sulla sua vita. Gomagna, sugheto con le sepe, senza bavarioli. E adesso ho la camisa piena di macete. Sì, arrivo, arrivo! Oh, buongiorno, buongiorno Cernecca, buongiorno. Nella, la scusi del ritardo. Ma niente, niente. Gli si accomodi, si accomodi. Mi casa è stu casa, si diceva, no? Oh, sì. Mi scusi, se ancora Rose qua sentato, datemi. Chi sei Rose? Perdonimi, ma adesso non c'è il momento, dopo che arriva Gualtiero, ve lascio di nuovo il posto. Però adesso ti torna dove che sei. Ecco, giusto per star per te. Eccomi qua, pronto. Ok, boh, siamo pronti. Adesso partiremo con la registrazione. Quando la sei pronta, mi posso partire, va bene? Un attimo. Sì, via. Buongiorno signora Nella e bentornati alla rubrica I segreti delle donne con la signora Ulcigray. Sì. Sì. Sì, non è rilevante ai fini delle del nostro progetto, ma buongiorno signora Nella. Buongiorno. Come andiamo? Tutto bene? Sì, bene, devo dire che c'è stato un periodo un pochetto in cui sì, che avevo delle mie robette, delle cose di qua, delle cose di là, avevo di fare un pochetto di robe importanti. L'ultima volta le nostre signore che segue la sua rubrica si era molto incuriosito di questa sua storia con Hans Stardaufel e il suo, come definiva? Il mio intimo di Carinzia. Intimo di Carinzia. Sì, 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 bon, adesso c'è la stagione invernale, è un po' così, poi c'è un anno particolare, adesso certo. Vedremo come arriveremo a tenersi in contatto, comunque con la sua mail. Amsterdaufel, chiocciola, yuhu. Yahoo? No, yuhu, perché sono proprio contento. Yuhu.it. Mi raccomando, Hans Stardaufel, tutto minuscolo. Non tutto, tutto. Non c'è proprio tutto. Non tutto minuscolo. No. Ok. Vabbè, ma non interessa. Dicevimo che voi se comunque, nonostante siano passati tanti anni, siete ancora una coppia virtualmente moderna. Sì. So che ultimamente frequente anche dei nuovi social network. Non si potevamo definire una coppia proprio, perché comunque è una roba, insomma, mi sono una donna emancipata che ha una certa libertà. Infatti, sei più una connessione de anime. Sono comunque sposata, insomma. Esatto, esatto. Nessuno ha mai pensato. Cadavere degli anni, insomma. Cadavere, sì. La parte importante è un cadavere, insomma, dopo le altre parti è un contorno. Sì. È un cadavere contorno lardo. Hans Stardaufel è una sorta di virtuale anima gemella. Sì, virtuale anima gemella, dopo ci siamo incontrati, perché dopo no, anche noi frequentiamo, insomma, questa roba qua, le sa dove che se trova i singli, se trova, singli. Cerca, sì, sì, okay. Se cerca. Dove si trova i singli? Sto Tinder. Ah, Tinder. Ma sono una roba dei giovani, dei muli proprio. Tinder, allora, se mi capisco bene, se mi ricordo bene, è quella specie di social network dove ti tevardi una persona che ti piace e dici ok, questa mi piace, se anche quella te che piace, Lori fa la connessione, se questo? Quindi? Sì, sì, insomma, lo cercavo, ma quasi cosa te gatti di particolare? Facevo finta di non conoscerlo, sì, no? Facevo finta di non conoscerlo. Scrivevo cosa te gatti di particolare, cosa di questo e quell'altro. E lui mi risponde, io sono Tinder sorpresa! Tinder sorpresa! Sorpresa naturalmente de anima, cioè sorpresa di trovarsi compatibili a livello de anima. Sì, perché
tante volte ti si aspetti, no, una certa roba, però non così tanto. Certo, cioè, anche dal cognome certamente uno sa che si aspettava la pochezza, no? Mi so che voi quando eri giovane facevi un sacco di sport, andavi a sciare, sì. Però sì, come si fa? Io so che si è chiusi gli impianti sciistici, come fare? Beh, che avevamo dovuto rimandare, perché adesso non c'è un momento, insomma, che non si può fare. Queste robe qua non sono neanche belle dal punto di vista morale, fare queste cose, certo, qua, certo. Perché queste robe qua moralmente sono brutte, non sai come darghe zoppia dentro il culo a Faustina, che quel se moralmente è accettabile, ma questo per il suo sì. E noi così che avevamo detto, bon, rimandiamo, faremo sport estivi, e allora mi dice, ti porto a fare santo sull'asta, magari, con l'asta. Se la dici lei, sarà giusto, insomma. Con l'asta. Sì, sì, posso anche far con. L'importante è che non sia senza. Ma a proposito del piade in tel cool, no? Sì, parlavi, è un bel argomento. È un bel argomento. Sì. Siamo in zona piade in tel cool. La sua vicina Faustina, sì, che lei era sul tetto, che la faceva il parafulmine. Come si andava a finire quella storia? Là era, ma che avevo dimenticato. E guardi un poco, dove mi la cerco giorni e giorni, la cerco. Sarà morta, sarà questo, sarà quell'altro. Ancora lei la doveva star là qualche giorno, la da un mese, sì, passa. Un mese passa. Beh, adesso c'è anche l'aria freschetta di sera soda, che fa, sì, bene anche la pelle, perché la sta fuori, così al fresco. Peccato che non viene qualche diluvio, qualche piova, un tsunami. Peccato, un tsunami, che se la ciogli. Che se la ciogli, che sia anche peccato, così la porta anche altrove. Lo so, perché comunque mi so che comunque lei la che vuol bene, e so che tutto sommato, nonostante, sì, queste robe che si disi, lei la vuol che la sua anima non venga intaccata. No, non voglio che venga intaccata la sua anima, però ella si sente il muro proprio intaccata, così c'è parlo intaccante il muro, e la sente. Sono rimasto sotto col mezzo della vecchia. Se potessimo, in amicizia, così, in sociale, se ne successi un po' adesso, potremmo tracanare. Capo, no? Allora, che dicevo, siccome questa roba è successo, che sono rimasto all'asciutto, no? Sono rimasto all'asciutto, che avessi bisogno, se potremmo tracanare un po' con il suo mezzo, li ha me butta qua, dopo svodemo, no? Alla vecchia, la ciuccia su. La gran pompetta. Ma con la pompetta. Le acciucce su un pochettino. No. Mi non posso, perché ho un'intolleranza. Madonna, adesso perché si agita? Cioè, vabbè, se, cioè, se, cioè, se Trieste trasporti o Trieste trasporti schizzinosi? Perché per capire. Lei mi dà un colpetto in drio e si è fatto lavora, non so. Bon, guardi, non ho voglia di discutere. La sposto un attimo in drio e te mi porti al distributore, dai. Va bene, sta roba qua. Mi lascio trasportare, mi rilasserò così. Città, periferia, vedrò qua. Capo, avrei il convertitore in euro, che con un pezzo storico, per favore. Come c'è, cioè? Partiamo prima di Natale o devo organizzarmi con i ragazzi per un presepe vivente? Oh, là, bro. È straviazzo sto bus. Pagliazza, maledetta pagliazza, mamma che party, però, insomma. Andiamo avanti, io non stavo facendo muschio, mi stavo muschiando. Questa ti taglia in mezzo secondo, scialla. Scialli me, scialla. Come se andiamo. Frate, su sto bus si sta da Dio. Parroco, sono contento, ma volessi anche andare avanti. No, basta, veramente, non è, abbiamo raggiunto il colmo, basta, non posso più. Allora, deme voi un motivo per restare, deme voi un motivo. Tra wifi gratis. Senza macchine, ecologico di brutto. E bus, ultima generazione. È uno scempio non restare. Scempio mi par troppo. Comunque, mega convinto, resto. Hai visto, quest'autobus è trendy. Trendy? Non gliene il vendi uno? Muoversi bene. Siamo sora la 21. Parabonzi, bonzi, bo. Vegnerà con noi anche Bruno. Parabonzi, bonzi, bo. Dopo sulla 37, pien de muli, de vecette, de fioruzzi, de babette, de bobette. E in bus se va. E mi raccomando, sul bus con la mascherina. Dio. Ma lei, signora Nella, una domanda che ne fa, sì, la se sempre stata una donna così fedele come adesso, oppure se sta un periodo della sua vita in cui magari è successo qualche cosa? Grazie che le mi dici questa roba così profonda, che le mi dici che sono una donna fedele, perché vuol dire che lei ha capito delle domande degli che certe robe potessi essere considerate infedeltà. Insomma, da chi? Dai miscredenti, però, diciamo, certo, queste certo persone qua. Mentre è solamente un fattore, una questione di manutenzione, certe cose. Insomma, per esempio, con via l'idraulico, quella è manutenzione ordinaria, chiaro.
chiaro, sì. Ma in questo caso qua, se mai è successo un episodio della sua vita in cui l'aga magari un poco scantinà? Allora, devo dire che prima di stare con mio marito, lei la sa che mica avevo avuto questa storia importante, insomma, col barone, insomma. Barone Tacco, sì, sì. Tacco, sì. E, insomma, avevo avuto questa storia con lui. Con mio marito invece non l'ho mai tradito. Ho fatto tantissima manutenzione, muradori, idraulici, piastrellisti, okay. Muradori che sapeva anche piastrellare, piastrellisti che sapeva anche un muradorar, idraulici, sì, ma... idraulici, dopo quel che ti viene a mettere il linoleo, certo, quel che ti mette però... a posto anche un pochettino i parchetti, questo e quell'altro, meno con i parchetti. Ma ti metti che un giorno dico, allora adesso mi posso portare avanti, mi sono portato a casa un tre volte quelli parchetti per capire come funziona la loro manutenzione. E allora per questo motivo non si può chiamare tradimento, quasi manutenzione. Manutenzione. Farmacisti, dottori, opinionisti, perché sei importante che lavora delle sul mio dottore, mi dice, sto signore, dice, ma tu che opinione te? Lui mi mostrava la sua opinione. Certo. Se era un'opinione che condividevo. Benissimo, condividevo, benissimo. Ma mi condividevo quasi sempre, devo dire. Parlavimo del pre, non della manutenzione, ma parlavimo del prima, quando nel periodo tra il barone Tacco e Hans. Quando avevo avuto una scappatella, prima che i momenti, i periodi della manutenzione, che ricordiamo se altro. Se l'era della manutenzione, certo. Cioè, un'altra non c'è tradimento, se altro. Manutenzione, vabbè, certo. Manutenzione. Boh, e insomma, io ero con sto barone. Sì. Nando. Sa come si tra i nobili, si invita a cena, de qua, de là, de questo, de quell'altro. Siamo finiti dove siamo finiti? A casa di una famiglia non benestante, di più, ma proprio una delle più importanti famiglie d'Italia. Cioè? Chi sarebbe? Se dico Gianni, questo che viene in mente, Giovanni, orologio solo al polsino. Agnelli? Sì. Ma cos'è la famiglia Agnelli? Lei era entrata nella famiglia Agnelli in una cena. Con quando famiglia... sono nel circolo dei nobili succede questo ed altro. Va no? Bene, ok, vabbè. Diciamo che credo. Quindi cosa è successo? Sì. Era dopo, era anche una su una contessa che si chiama Marina Ripa di Moena, che spuzzava, pensi che le usava, che usava i caldi, solo dalla grattugia, faceva tipo ma tartufo. Che schifo! Tutti quanti la trattava benissimo, le arrivava su sta poltroncina e la metteva, arrivava il maggiordomo con la grattugia, ciappava il piedin e passava schifo. Così una roba e dopo metteva sul risotto, che schifo, che teniva, che teniva di vomitare, di vomitare, era un periodo che era la moda di vomitare, infatti si chiamava le feste garbate dell'elite. Non arriviamo mai al punto, signora. Siamo da sto Agnelli, certo. Diciamo che la famiglia Agnelli è molto particolare, poi era una parte della famiglia Agnelli che era originaria francese, perché la Satorino, la Francia, che ha questo legame molto forte, certo, si chiamava Lesognon, che sarebbe sì, gli Agnelli di Cipolla. E ma non male. Esiste sta roba, non mi sto dormo di portare, vabbè, perché non c'è che racconta tutti, e sa com'è che c'è l'elite? L'elite è anche abbastanza, non racconta tutte le loro storie, tutti i loro legami di famiglia, i legami del sangue. E cosa succede a quella festa? Sì. Mentre questo maggiordomo che grattava sto pie, mi arriva un vicino a fianco, insomma. Son Alain. Alain? No, Alain Lalong. No, Alain Lalong. No, Son Alain, mi dici. Sì, e dopo sento che manca la R, dico quasi de famiglia sì, mia, perché sì, tutta sì, famiglia Agnelli che manca la R, se non che manca la R, di coppa, mi pare. E insomma, se sto Alain il can, sta delicatezza di sto uomo, sto modo di parlare, sta simpatia. Mi anche che io l'ha anche sto per me, sto Nando mio, no? Che se perdeva ci accogliava con gli altri, insomma, anche perché gli era macciappato di sto risotto, voleva mettere questa grattata adesso ora. Potremmo non parlare dei pie della signora Moena. Ripa di Moena, detta la puzzona. Immaginavo, sì, potremmo non parlare di questa roba. Sto Nando, che meraviglia, questo piatto fumante adesso di sto risotto, mi sono molto carino. Sono mio amoroso, insomma, sto fidanzato che andava, insomma, con questo piede là. E lo vedevo che gli era preso da altre cose, io sto il can che mi parlava in te in questo e quell'altro, mi diceva questo così, questa era che mancava, no? Sì. Questo sfiatella che aveva, che mancava l'era, e mi soffiava in telorecce e mi sono un pochettino emozionato. So, e quindi è successo qualcosa. Non è arrivato a resistere. Non è arrivato a resistere. Sì, che avevamo appartato. Sì. E si è nato quel che si è nato. E sei nato quel che sei nato. Quando dico sei nato quel che sei nato, questo è un segreto che deve restare tra di noi. Sì, non pubblicherò mai una roba del genere. Dici pure. Questo è un video privato nostro, di noi due. È la mia prima volta che faccio un video privato vestita, non mi è mai successo. Potremmo andare al punto, signora. Però se le vuoi ripareremo a questo piccolo roba. No, non stiamo a riparare, mi racconti questo segreto incredibile. Insomma, se abbiamo appartato, mi sto alieno il cano. Siamo appartato. Sei nato quel che sei nato. Perché che dico sei nato quel che sei nato? Cosa si è successo 9 mesi dopo? Cosa si è successo 9 mesi dopo? Sì, perché sei nato in 10 mesi.
Ah, in sì. 10 mesi, non so chi è nato. Gualtiero. Allora, se... quindi Gualtiero, Zé de sangue della famiglia Zé Agnelli, è il can Agnelli. Zé delle possibilità importanti che Gualtiero sia sangue il can. Questo è uno scoop assoluto, sì, sarebbe fare un test del DNA. No, no, stiamo che dire, mi non mi permetteria mai di divulgare un'informazione così sì. privata attraverso la televisione o i social network. Può essere che Gualtiero sia sangue il can. Sì. Questa è una roba che gliela dico a lei. Sì, è arrivata fra di noi. Cioè, sentivo che era della nobiltà in me, poi ho sempre provato, cioè sto affinità con l'apo, te capisci? Cioè, sei mio fratello, cioè, sei fratello, sapevo, cioè, grande, mi sapevo che era qualcosa, che era un futuro che mi aspettava, io avevo sempre sospettato. Cominciamo le robe serie, vado a comprarmi un orologio. Grande, vada, grande, il cancio, sono il can, se non sono io il cancio, ma dico mi cosa serve anche adesso andarsi a incugnare con prove del DNA, non serve a niente, mi piace il vin, sono il can di Trieste. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte. Mole, se ciò di rosini. Si aspetti, no? Una certa roba, però non così tanto. No. Certe cose va considerate infedeltà, certe robe invece va considerate manutenzione. Il mio marito invece non lo mai tradito, ho fatto tantissima manutenzione. Ho fatto Bravo. Tantissima manutenzione, muratori. Dottori, opinionisti. Sì, perché bisogna anche capire le opinioni degli altri. Che opinione te gaga? Che devo mie? Lui che aveva e lui veniva su a veniva fare su, mostrava revisione. La sua opinione. Mostrava la sua opinioni valide o meno. Sì, sì, era dopo era anche una su una contessa che si chiama Marina Ripa di Moena che spruzzava. Ma che schifo, ma che schifo, ma che sono questi dei nobili questi. Che teniva, devo de vomitare. Che teniva, che teniva cose, teniva di vomitare. Ecco, Nella poteva fare anche senza fare niente. Che teniva, che teniva. Cosa che teniva? Di vomitare. Un periodo che queste feste dei ricchi era sta moda di vomitare. Wow, che bello, sì, sì, la sì, moda di vomitare. Infatti si chiamava le feste garbate. Non immaginavo, potremmo non parlare di questa roba. Podemo... Che meraviglia, che meraviglia. Questo piatto. Certo. È la prima volta che faccio un video privato e sono vestito. E pensi che se... Marina Ripa di Moena ha detto la puzzona. Oh,